Ok, allora possiamo iniziare. Beh, buonasera a tutti. Allora vi presento gli ospiti che sono Stefano Gallieni, che è giornalista di Left e Transform Italia, Buonasera, buonasera a tutti e a tutte. e Fabrizio Maffioletti, che è giornalista di Presenza Italia. Allora, questa sera parleremo di immigrazione, ma non solo, a un certo punto allargheremo anche un po' i confini, scusate il gioco di parole, non parleremo solo di questo, ma poi ci collegheremo ad altri anche argomenti. Allora, io pensando a un momento di informazione, uno spazio di informazione, inizierei appunto da un'introduzione, potrebbe partire Fabrizio e poi ovviamente anche Stefano introdursi per parlare di accordi, di dichiarazioni, insomma, quello che regola, diciamo, quella che è l'immigrazione in Italia. Prego Fabrizio, quando non parlate dovreste spegnere il microfono, per favore. Allora, buonasera a tutti coloro che sono in ascolto. Ciao Stefano e ciao Alessandra. Allora, parleremo della Fortezza Europa che difende i propri confini. Scusate. Allora, mi sono chiesto nel tempo da dove arriva questa difesa così forte dei propri confini. Allora. Scusate, ma ho un po' di tosse. Allora, se noi andiamo a vedere la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, all'articolo 17, comma 2, scusate, sì, scusate, articolo 13, comma 2, dice: ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. Questo sostanzialmente cosa sancisce? La libera circolazione delle persone. È evidente che se una persona ha diritto di lasciare qualunque paese, non è che va su Marte, va in un altro paese. Quindi sostanzialmente questo comma 2 dell'articolo 13 dice che gli individui possono circolare liberamente attraverso gli stati del mondo. Ecco, la CEDU, cioè la Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, non recepisce questo articolo. Se voi andate a guardare nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, non c'è nulla che attenga alla libera circolazione delle persone. L'accordo di Schengen del 1985, che viene stipulato fra sostanzialmente cinque paesi, che sono la Germania, la Francia, l'Olanda, il Belgio e il Lussemburgo, in realtà comincia a delineare una libera circolazione delle persone, ma all'interno dell'Europa e, come vedremo, con dei distinguo. L'articolo 17 dice testualmente: in materia di circolazione delle persone, le parti si adopereranno per eliminare i controlli alle frontiere comuni, trasferendoli alle proprie frontiere esterne. A tal fine, si adopereranno in via preliminare per armonizzare, se necessario, le disposizioni legislative e regolamentari relative ai divieti ed alle restrizioni sulle quali si basano i controlli, e poi dice: per adottare misure complementari per la salvaguardia della sicurezza e per impedire l'immigrazione clandestina di cittadini di stati non membri delle comunità europee. Quindi il concetto di immigrazione clandestina noi lo troviamo nel 1985 nell'accordo di Schengen. Ma anzi, l'accordo di Schengen cosa dice? Sollecita gli stati a rinforzare le frontiere esterne e ad adeguare la propria legislazione, qualora sia necessario,
a protezione della sicurezza delle frontiere esterne e per impedire l'immigrazione clandestina. Questo è, diciamo, un fatto, è una genesi, è la genesi di una visione politica che si è sempre più andata consolidando in Europa. L'accordo di Schengen diventerà Convenzione di Schengen e poi nel 1999 diventerà legge europea e quindi, diciamo così, all'interno dell'Europa verrà permessa la libera circolazione delle persone europee e delle merci. Quindi sostanzialmente le merci hanno più diritto a circolare all'interno dell'Unione Europea di coloro che l'Unione Europea definisce migranti clandestini. E questo è un altro punto che tutto sommato a me, diciamo così, salta agli occhi. Nel 1998 PDS, adesso PD, vararono due leggi, la 4098, la 40 del 1998 e il decreto legislativo 286 del 1998. La legge 4098 istituisce i centri di detenzione per migranti. Quindi i migranti hanno dei centri di detenzione appositi. Perché? Perché viene istituita la detenzione amministrativa, cioè quella detenzione che avviene senza aver commesso alcun reato. Perché se chiunque in Italia commette un reato, finisce sotto il sistema penale italiano, quindi finisce in carcere. Quindi viene istituita una detenzione apposita per persone migranti che non hanno commesso reati. Non solo, questa legge, come dire, apre la porta alla gestione privata dei luoghi di detenzione, perché questi luoghi di detenzione per migranti che cambieranno nome ulteriori due volte e oggi si chiamano CPR, sono centri di permanenza per il rimpatrio, sono affidati a gestori privati. Quindi questa legge ha implicazioni. Il decreto legislativo 286 del 1998 è una legge apposita, anche qui apposita, che sancisce tutto i doveri delle persone migranti, cioè che regola tutto ciò che attiene a una persona migrante, quindi una persona che proviene da altri paesi. Ma c'è un altro aspetto che direi almeno mi colpisce. Nell'accordo di Schengen, sempre in quell'articolo 17, le misure complementari che vengono sollecitate agli stati sono per la salvaguardia della sicurezza e per impedire l'immigrazione clandestina. Quelli che parlano bene dicono combinato disposto, la concomitanza fra queste due leggi in realtà affida la detenzione, che normalmente è affidata al Ministero della Giustizia, affida la detenzione e la gestione sostanzialmente dell'immigrazione al Ministero dell'Interno. Per cui tutta la questione dell'immigrazione viene affidata a un ministero che si occupa di sicurezza e ordine pubblico. Quindi sostanzialmente noi vediamo che l'Italia, come dire, unisce questi due aspetti, cioè salvaguardia della sicurezza e immigrazione clandestina diventano coincidenti, non diventano più due argomenti separati.
E questo è un altro aspetto abbastanza interessante. E io mi sono sempre chiesto, la 4098 e il 28698 sono della fine del 1998, subentra in quel periodo il governo D'Alema prende il ministero diventa primo ministro e nel 99 invia in Kosovo truppe, tornado e tutto quanto. Nel 91 noi avemmo l'esodo dall'Albania, che già creò tutta una serie di distinguo anche nel dibattito pubblico. Quindi mi sono sempre chiesto se l'intervento in Kosovo e quindi la probabile arrivo di persone da quelle zone, di sfollati, di gente che scappava dalla guerra, e l'aver fatto queste due leggi un po' di mesi prima, in qualche maniera mi sono sempre chiesto se ci fosse una correlazione. Ovviamente credo non lo sapremo mai. Però sta di fatto che questo concetto di salvaguardia della sicurezza e di immigrazione clandestina, piano piano si sono, come dire, fusi, saldati anche nella visione europea. Nel 2004 viene emanata una risoluzione per un organo a protezione dei confini esterni. Nel 2016 questa risoluzione diventa legge e nasce Frontex. Frontex ha questa funzione. Frontex, che vuol dire fortezza, ha la funzione di protezione dei confini per la sicurezza europea. È un'agenzia, è stata al centro di molti scandali, e io adesso, Alessandra, ti faccio la parola. Sì, intanto vi segnalo che ci sono problemi di ascolto, infatti alcune persone hanno dovuto lasciare, e c'è un po' questo problema a volte degli spazi Twitter che si sente a tratti. E su questo comunque proseguirei con Stefano, che può proseguire, diciamo, il discorso che aveva iniziato, l'introduzione che aveva iniziato Fabrizio. E Fabrizio, spegni poi il microfono. Grazie. Molto volentieri, con alcuni elementi che sono, a mio avviso, complementari a quanto detto perfettamente da Fabrizio. Il primo è politico, a mio avviso è una valutazione politica che va fatta, che anzi è stata già fatta all'epoca della legge 40 della Turco-Napolitano, ma che va considerata ancora più attuale oggi. L'85, con la nascita dell'area Schengen, di quella che veniva definito lo spazio Schengen, sancisce la nascita dell'idea di fortezza Europa, cioè si sancisce il fatto che i paesi che mano a mano entreranno all'interno di quello spazio di libera circolazione, senza documenti, senza bisogno di passaporti, eccetera, o di carta d'identità, eccetera, avranno una libertà maggiore rispetto a chi questi documenti non li ha. L'Italia c'entra più tardi, ma nel frattempo tutti gli stati europei adottano politiche simili a quelle che adotterà poi l'Italia con la legge 40, con modalità diverse e con storie diverse che andrebbero analizzate, secondo me, anche per la loro difformità. Faccio un esempio banale. Fabrizio faceva benissimo a parlare della gestione privata di quelli che all'inizio sono per l'Italia centri di permanenza temporanea e assistenza, e poi diventano centri di identificazione ed espulsione, e poi centri permanenti per il rimpatrio. Beh, mentre in Italia la gestione del centro, i servizi, tutte le
diciamo, le cose che portano anche un po' di parecchio flusso di denaro sono affidate a privati, la vigilanza, il controllo e la gestione amministrativa e politica resta nelle mani delle prefetture, e sono le prefetture il vero organismo del Ministero dell'Interno, tornando a quanto diceva Maurizio, che determinano chi avrà diritto a poter uscire magari con un documento di soggiorno, pochi, chi sarà mandato fuori con un foglio di via che non porterà neanche al rimpatrio la buona parte, coloro che potranno essere poi invece rimpatriati. Ma qual è l'effetto immediato che provocano politiche di questo tipo in tutta Europa, mano a mano che poi si entra all'interno dell'area Schengen? Intanto parte subito quella che soltanto negli anni 2000 con Frontex vediamo concretizzata in maniera pratica, ovvero l'esternalizzazione delle frontiere. Avviene soprattutto ad est. I centri di detenzione di fine anni 90, inizio anni 2000 vengono costruiti a ridosso dei paesi che diventeranno poi comunitari, perché sono paesi che in qualche maniera sono quelli da cui ci arriva la minaccia del clandestino. Il dogma securitario, che è quello che entra in atto nelle politiche interne di costruzione del consenso, non solo in Italia ma in buona parte del continente europeo, agiscono in questa maniera, costruiscono questo tipo di contesto anche ideologico, per cui è normale che esistano i centri in cui le persone non hanno commesso alcun reato ma ci sono, non in ragione di ciò che hanno fatto ma in ragione di ciò che sono. Ma accadono anche fatti estremamente importanti che in qualche maniera costringono mettono l'Europa di fronte a grosse difficoltà. Intanto i paesi sono disposti geograficamente in maniera diversa. L'Italia è più esposta, tra virgolette, verso sud, come la Spagna, come la Grecia. Gli altri paesi sono più esposti verso est, sono rari i casi, eppure i centri di detenzione si costruiscono tanto in Francia che in Germania, di coloro che riescono ad entrare in Francia o in Germania attraverso visti di soggiorno, visti di turistici, e poi restano nel paese, i cosiddetti overstayers, che hanno rappresentato buona parte dell'immigrazione considerata illegale per i primi 20 anni quantomeno, almeno fino al 2012-2013, e le strutture nascono per espellere o per controllare soprattutto questo tipo di persone. Questa categoria estremamente variegata di persone. In Italia avvengono due fatti estremamente gravi che non sono cronaca, non sono politica. Mancano pochi giorni, la notte del Natale del 96, si verifica il primo grande naufragio di uomini e donne, soprattutto ragazzi, che arrivavano da Pakistan e Sri Lanka in particolare, e che trovano la morte nelle acque di Porto Palo in Sicilia, 283 vittime per quello che venne definito per tanto tempo un naufragio fantasma. Pochi mesi dopo, siamo nel 97, a seguito del caos della seconda ondata migratoria albanese, la prima ondata era quella del 91, quella della Vlora, della mitica nave Vlora con 20.000 persone, a seguito di quella del 97, quando il fallimento delle piramidi finanziarie in Albania portò alla povertà assoluta gran parte della popolazione, ripartirono le navi, e a quel punto il governo Prodi, torniamo alle nostre magagne, realizza il primo blocco navale, che è un atto di guerra concordato col governo albanese, con l'allora governo albanese. Però il blocco navale significa che di fronte a un paese che dovrebbe avere delle acque internazionali, io schiero delle navi a difesa dei porti, e non soltanto a difesa dei porti. Non a caso, il Venerdì Santo, sempre le feste sacre, il Venerdì Santo del 97 è ricordato per l'affondamento della Katedrale di Hradec,
104 vittime dovute allo speronamento fatto dalla motovedetta Sibilla, che doveva fermare l'arrivo di questi terribili, terribili albanesi. Questi due fatti non sono semplicemente appunto fatti di cronaca, ma segnano una svolta della politica europea italiana, che però non è in qualche maniera è diversa da quello che accade nel resto d'Europa. Nel resto d'Europa aumentano i controlli all'interno delle frontiere. Faccio l'esempio più clamoroso: un ex Stato europeo come il Regno Unito realizza una montagna di centri di detenzione in cui mettono sia richiedenti asilo che persone irregolarmente presenti, in cui anche la vigilanza è ad appannaggio di privati, con costo di migliaia e migliaia di sterline a persona, quindi una spesa assurda da questo punto di vista. Altri tentano di avere per esempio periodi di trattenimento molto più lievi, come la Francia, altri di fare centri tra virgolette più morbidi, come accade apparentemente nell'area del Benelux, ma di fatto non c'è una politica europea da questo punto di vista, o meglio, tutti d'accordo sul fatto che bisogna respingere le persone che non sono gradite e che non servono alla produzione e all'immissione nel mercato del lavoro, a meno tranne quelli che vengono invece utilizzati nei differenti comparti, separati nelle modalità con cui si gestisce l'espulsione, il rimpatrio, il blocco delle frontiere. Ognuno si trova per conto suo, ed è questo che porta alla nascita di Frontex per quanto riguarda il Mediterraneo. Per quanto riguarda il Mediterraneo, in realtà la sede di Frontex è in Polonia, che non mi sembra sia a Varsavia, non mi sembra sia nel mare Mediterraneo, se ricordo bene le poche nozioni che ho di geografia. Frontex è un'agenzia che riceve centinaia di milioni di euro, che vede espandersi il proprio potere, perché si scopre in quegli anni che l'industria securitaria diventa uno dei business più formidabili, tanto per il privato quanto per il pubblico. Significa investimenti per sistemi di controllo da imporre o da proporre a paesi del Nord Africa, significa procedure di costruzione di centri di detenzione o di modalità di sostegno alle politiche di controllo attraverso addestramenti, come avviene in Libia, ma come è avvenuto anche in Tunisia, come è avvenuto in Egitto, da parte non soltanto degli italiani, ma anche degli europei, anche dei francesi e attualmente anche dei turchi, perché si tratta di un business micidiale. Non dimentichiamolo mai che c'è la faccia business. A me capitò di leggere nel 2006, vorrei non essere troppo lungo, un documento consegnatomi come altamente riservato. All'epoca avevamo dei parlamentari come Rifondazione Comunista, io vengo da Rifondazione Comunista, in Parlamento, in cui si spiegava in maniera proprio plateale, ruzza oserei dire, che bisognava rendere più rischiose le rotte per arrivare in Europa, in maniera tale da costare di più a chi provava a venire in Europa, e quindi bisognava investire in dispositivi di controllo. A cosa porta questo? Scusate se la faccio un po' lunga, ma alcuni fattori a mio avviso poi determinano, sono necessari per capire il presente. Per esempio, vai pure Stefano, parlane pure, stai dicendo cosa mi portano. Per esempio portano agli accordi bilaterali, agli accordi con alcuni paesi. L'Italia ne stringe con l'Italia, con l'Egitto, con la Tunisia, con la Nigeria, con l'Albania, con altri paesi ancora non entrati nell'Unione Europea, in cui lo scambio è: io ti offro cooperazione allo sviluppo, io garantisco che arrivino fondi per progetti, io procuro addestramento alle forze di polizia
di paesi che definire all'epoca paesi in cui la vita scorreva democratica e felice, in cambio tu accetti il fatto che se ti mando 50 persone te li devi riprendere identificati o meno. E quello con la Tunisia funziona ancora perfettamente, partono due voli al giorno da Palermo per rimandare in Tunisia, che è un paese in questo momento al collasso, alle elezioni politiche ha dato a votare il 12% degli aventi diritto e si sta attuando un vero e proprio golpe con tutto quello che può ritrovarsi all'interno di una crisi economica e sociale eccezionale, durissima. Beh, l'Italia, insieme alla commissaria agli interni Johansson per quanto riguarda l'Unione Europea, prima c'è andata la ministra Lamorgese, mi aspetto che anche il signor Piantedosi vada in Tunisia a completare l'opera, sta garantendo alla Tunisia quote di persone che potranno entrare legalmente in Italia per lavori stagionali, in cambio di quote di persone che dovranno essere rimandate in Tunisia con i voli Frontex. E un'ultima cosa su Frontex, poi se ci sono anche altre domande avremo modo di ragionarne anche meglio. Frontex non è una realtà monolitica e stabile o nata nel 2004 e poi semplicemente centuplicata nelle risorse come è avvenuto nel 2016. Al di là del fatto che il bilancio del 2020 è stato bocciato sia per le frodi di cui è accusato il commissario, l'ex direttore Fabrice Lecheri, sia perché ci sono una montagna di testimonianze di violazioni dei diritti umani operate soprattutto nell'Egeo ma anche nel Mediterraneo centrale. Ma Frontex ha modificato il proprio assetto. Se prima interveniva con le navi militari per tentare di fermare le navi che arrivavano dalla Libia o dalla Tunisia o dall'Egitto o dall'Algeria e a volte anche per soccorrere, perché poi una nave militare, se vede una nave che affonda, è obbligata a prestare soccorso e a volte i militari di Frontex l'hanno fatto tranquillamente. Del resto altrimenti sarebbe stato missione di soccorso. Adesso, se voi capita di guardare le mappe del Mediterraneo centrale, non troverete più una nave di Frontex. Ci sono soltanto droni e aerei. A che servono questi droni e questi aerei? Essendo passata la divisione del Mediterraneo in zone SAR, Search and Rescue, salvezza e ricerca, in cui di competenza di singoli paesi che esulano dalle proprie acque territoriali, se io vedo una nave, un'imbarcazione anche che sta affondando, ma che è nella zona SAR libica o nella zona SAR maltese, a soccorrerla devono andarci, e li chiamo io Frontex, i libici o i maltesi. Molto spesso i maltesi non fanno fede alla richiesta di soccorso. I libici, dipende da quale imbarcazione è partita, dal fatto se possono spremerne o meno altri soldi da coloro che ci sono nelle imbarcazioni. Risultato, c'è stato un aumento negli ultimi anni di naufragi micidiali. Questo nuovo assetto di Frontex ha portato, anche attraverso, dopo la firma del Memorandum of Understanding del febbraio 2017, già rinnovato due volte, e anche lì altro capitolo, al fatto che 85.000 persone dal 2017 al 2021 sono state rimandate in Libia, che dalla Libia si stanno effettuando con complicità esplicite europee i rimpatri nei paesi di provenienza e le autorità libiche se ne fregano se il paese in cui vai è un paese in guerra, se è un paese in cui la tua religione o il tuo la tua appartenenza politica ti porta a rischiare la pelle, ti ci rimanda, ti ci spedisce ricevendone in cambio dei contanti. Però non c'è più una nave che presta soccorso, le uniche navi sono quelle delle guardie costiere, soprattutto italiane e spagnole, che vengono chiamate laddove si riesce ad avvisarle in tempo e che riescono ad intervenire. La guardia costiera italiana ha salvato
un casino di persone. Gli arrivi avvengono in gran parte per sbarchi autonomi, delle piccole navi, barche tunisine soprattutto, verso Lampedusa. Soltanto il 12% delle persone giunte nel 2021-2022 è stato soccorso dalle navi delle terribili ONG, cosiddetti taxi del mare della Di Maio memoria. Lo scenario che si apre è ancora più inquietante, secondo me su questo dovremmo ragionare. Frontex che riceverà i finanziamenti che chiede, perché sono stati bocciati in Parlamento adesso, Parlamento europeo, ma difficilmente potranno fare a meno di approvare un nuovo bilancio con una nuova gestione di Frontex. Frontex servirà soprattutto a risolvere i problemi considerati più impellenti nel mare Egeo fra Turchia, Siria, quindi nella zona orientale. Chi ha la sfortuna di cercare di arrivare nelle acque italiane, nelle acque maltesi, comunque in quello che è quella fossa comune chiamato Mediterraneo centrale, temo che se la vedrà ancora peggio rispetto al passato. E ripeto, nonostante siano diminuite le partenze, il numero di morti in mare è aumentato e le possibilità di lasciarci la pelle quando ti imbarchi in un viaggio del genere sono aumentate a dismisura. Un'ultima battuta, rifacendomi a quel documento del SISDE, che poi era del SISDE, che parlava del rendere i viaggi più rischiosi. Beh, hanno avuto ragione, ci sono riusciti a renderli più rischiosi e più pericolosi. E adesso la cosa è diventata a dimensioni transnazionali. Io mi attendo con terrore l'applicazione del New Pact on Migration and Asylum elaborato dalla Commissione europea presentato il 23 settembre del 2020, perché si parla di ricette nuove, è ironia la mia, rimpatri, 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 detenzione, detenzione, detenzione e soprattutto cooperazione fra paesi europei per rimandare nei paesi di provenienza quelli che hanno la brutta sventura di nascere dietro in un paese sbagliato. Grazie. Ecco, su questo volevo sentire Fabrizio, anche ne ha già parlato Stefano, ma ci sono state delle riammissioni informali censurate dal Tribunale di Roma, e quindi negazione anche del diritto alla richiesta di asilo sono stati denunciati anche dalle associazioni. Tu Fabrizio, se vuoi dirci qualcosa nel frattempo, volevo chiedervi, ho chiesto di fare da costa ad alcuni di voi, se potete accettare, si stabilizza anche l'audio, perché alcuni sentono solo a tratti. Se vi risulta un invito da co-host, vi chiederei di accettarlo. Fabrizio, a te la parola. Allora, sì, le riammissioni informali. Le riammissioni informali, di cui poi spiegherò bene di che cosa si tratta, sono sostanzialmente, come dire, coordinate e fanno parte della medesima visione, ovvero il richiedente, cioè la persona migrante, non deve richiedere asilo. Questo appare, o meglio, la persona migrante in viaggio è considerata a priori un clandestino. Perché nel momento in cui, ad esempio, una ONG salva delle persone e chiede il famoso POS, cioè il place of safety, cioè un porto sicuro, e viene negato, implicitamente si afferma che queste persone non hanno diritto alla richiesta di asilo. Eppure il diritto alla richiesta di asilo, che poi è facoltà dello Stato, secondo il proprio ordinamento, concederlo o meno, però il diritto della richiesta d'asilo è un diritto inalienabile. Quindi nel momento in cui sostanzialmente non si dà
il POS a una nave di un ONG o non si salva un barcone nel Mediterraneo o si respinge indiscriminatamente alle frontiere, ad esempio della Croazia, della Bulgaria, per quanto riguarda la rotta balcanica, si dà per scontato che questa persona sia a priori un migrante clandestino, cioè che a priori non abbia diritto d'asilo. E questa di fatto è, almeno a me pare così, la negazione di un diritto sancito dall'ordinamento italiano e internazionale. Che cosa sono queste riammissioni informali? Questo è un sistema messo a punto dalla Morgese quando era ministro dell'Interno, mediante sempre questi accordi bilaterali, in questo caso con la Slovenia. Praticamente le persone che arrivavano in Italia venivano caricate e riportate in Slovenia. La Slovenia aveva un accordo bilaterale con la Croazia, quindi le persone che venivano lasciate in Slovenia venivano ricaricate e portate in Croazia e la Croazia prendeva le persone e le ributtava. Senza tanti complimenti, sistemi della polizia croata sono stati della polizia di frontiera croata o comunque dei insomma di chi controlla le frontiere croate sono state molto denunciate dalle organizzazioni internazionali. Lì ributtava, perché questo è un po' il termine giusto, in Bosnia, ma non portandoli nei campi che peraltro. Insomma, sono sostanzialmente campi di segregazione, ma proprio li ributtava nella foresta. Beh, quando poi un'avvocata di ASGI, che è l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, che peraltro ha vinto diverse sentenze, è un'associazione di giuristi che si occupa della tutela delle migrazioni in Italia. Ha fatto questo ricorso al Tribunale di Roma, il Tribunale di Roma ha emesso un'ordinanza al Ministro dell'Interno pro tempore, quindi alla Morgese, decretando sostanzialmente che queste riammissioni informali erano illegali. Non è la prima sentenza che ASGI vince. Questo cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che non sempre, diciamo così, i sistemi di repressione dell'immigrazione, perché di questo sostanzialmente stiamo parlando, sono legali. E questo pone diversi interrogativi. Un'altra sentenza recentissima al Tribunale di Roma riguarda chi è nelle grandi città, in particolare Milano, Roma e Torino, lo sa bene, sostanzialmente ha censurato con un'ordinanza la Questura di Roma, e dicendo che cioè, il malfunzionamento di quella questura che ha code interminabili di migranti davanti all'ufficio immigrazione che richiedono o chiedono il rinnovo del permesso di soggiorno è, come dire, ostativa al diritto all'asilo. Cioè, nel senso, impedisce di fatto alla persona migrante di ottenere, di richiedere o rinnovare un permesso che ha già ottenuto. E anche qui siamo di fronte a sostanzialmente alla negazione di un diritto sancito dall'ordinamento, perché è evidente che nel momento in cui un tribunale emette un'ordinanza è perché cioè, lo fa sulla base delle leggi vigenti. Ma dal punto di vista politico. Ecco, molti, così nel dibattito pubblico ci sono molti che pensano che ci sia un razzismo di Stato, cioè che lo Stato sostanzialmente si comporti diversamente nei confronti delle persone migranti, di quanto si comporti nei confronti dei cittadini italiani. Io credo che questo che alcuni definiscono razzismo di Stato, sia più un effetto che una causa, al di là del fatto che evidentemente culturalmente ci saranno persone dello Stato che evidentemente così non amano
le persone migranti per carattere o cultura. Ma le politiche neoliberiste che concentrano, che sono orientate a concentrare, alle concentrazioni di ricchezza, che è il contrario di redistribuzione, creano povertà. Ecco, il migrante è definitivamente appartenente, quantomeno la stragrande maggioranza delle persone migranti sono appartenenti alla classe, tra virgolette, dei poveri. Ecco, la povertà, in qualche modo, è, come dire, la prova provata, tangibile, visibile del fallimento, delle politiche neoliberiste, del fallimento delle politiche che sono orientate alla concentrazione di ricchezza e all'aumento della forbice, quindi all'aumento delle povertà. C'è poi un altro punto sostanziale, che le povertà vanno gestite e vanno gestite con la repressione, sostanzialmente. E con l'esclusione sociale, quindi con il nascondere le povertà. Perché le persone che sono socialmente escluse non hanno parola. E allora, però, quando noi andiamo a negare un diritto, è quasi impossibile negare solo un diritto. Si va a generare sempre un effetto domino. Per cui nel momento in cui io sostanzialmente escludo socialmente i poveri, beh, i senza dimora, per esempio, senza andare nell'ambito dell'immigrazione, i senza dimora sono persone escluse socialmente. E non devo farli vedere perché sono il fallimento delle politiche che sto mettendo in atto. Qualora ci siano persone che danno voce a queste categorie di persone che chi mette in atto queste politiche deve nascondere, ecco, sono un problema. E allora cosa succede? Succede che vengono represse anche le persone solidali, in particolare chi? Coloro che ottengono consenso politico. L'esempio più eclatante in Italia è Mimmo Lucano, oppure Lorena Fornasira e Gianandrea Franchi di Trieste, che vanno in piazza a curare i piedi delle persone sulla rotta balcanica. Ecco, quindi c'è un effetto a cascata repressivo, che è piuttosto evidente, almeno a me. Ma non solo. Nel tempo, quella famosa legge 28698, che è il testo unico sull'immigrazione, è stato vieppiù modificato. Se voi ve andate a vedere, ci sono addirittura degli articoli che hanno il quinques, il sexties, il septies, cioè sono stati aggiunti veramente tanti, tanti, tanti articoli. Sostanzialmente, la Bossi-Fini è una legge che, tutte le leggi che sono state orientate all'immigrazione, sono leggi che di fatto vanno a modificare quel testo unico, che vanno a modificare il 28698. Ma non solo. Da un po' di tempo a questa parte, ed questo è cominciato, direi, col decreto Minniti-Orlando. Quel consenso di cui parlava Stefano, costruito ad arte, viene usato come leva, il consenso contro l'immigrazione costruito ad arte, viene usato come leva per fare dei decreti che vanno a incidere anche su un inasprimento delle regole di sicurezza e ordine pubblico, che però, diciamo, non vanno solo a coinvolgere i migranti, vanno a coinvolgere anche il dissenso, perché sono comunque inasprimenti, per esempio i DASPO, adesso vengono usati nei confronti delle persone che comunque manifestano. L'abbiamo visto con Extinction Rebellion a Torino. Quindi c'è in atto, c'è una visione neoliberista che sostanzialmente, come dire, a cominciare dalle persone migranti, che
che sono l'aspetto più eclatante, sta vieppiù contraendo diritti. E questo è un aspetto su cui forse converrebbe riflettere, perché insomma sembra un dato di realtà. E quindi sostanzialmente noi stiamo assistendo nell'ambito dell'immigrazione a un'elusione di diritti, e le sentenze lo certificano, mediante l'utilizzo di prassi. Le riammissioni informali a Trieste, sulle riammissioni informali a Trieste non ci sono numeri, non ci sono documenti, non ci sono nomi e cognomi, non essendoci documenti, nessuno firma, nessuno è responsabile. Almeno questo è quello che emerge, che è emerso da queste riammissioni informali. Ci sono stime, ma non ci sono numeri, eppure sono state operate dallo Stato. Quindi siamo di fronte in realtà il fenomeno di repressione dell'immigrazione, come dire, facendo qualche passo indietro e avendo una visuale più ampia, una visuale più intersezionale, più complessiva, in realtà ha implicazioni che in qualche maniera vanno a toccare tutti noi. Quando Stefano giustamente ha detto le persone migranti nei CPR non sono detenute per ciò che hanno commesso, ma per ciò che sono, e questo oggettivamente ha delle analogie con i lager, perché nei lager c'erano le persone indesiderate e i migranti sono persone indesiderate. Quella storia buia del Novecento ci insegna che si parte con delle categorie di persone che poi mano a mano viene ampliata. Ecco, lascerei la parola per una conclusione magari da parte di Stefano. Sì, su questa lettura, anche se vogliamo politica, sociale, volevo anche io sentire Stefano. Per poi concludere. Sì, no, volevo aggiungere due cosine brevi a quanto detto da Fabrizio. La prima è vero, la Lamorgese istituzionalizza le riammissioni informali, però soprattutto per chi ha vissuto un po' la frontiera, la rotta balcanica, le riammissioni informali sono una pratica comune in Europa ormai da almeno 15 anni. La Lamorgese ha compiuto l'atto finale di farle diventare qualche cosa da poter praticare senza subire problemi. Poi, per fortuna, grazie al fatto che esistono ancora giuristi, associazioni di giuristi e soprattutto uomini e donne attive nella solidarietà e nel contrasto alla repressione, ne ha pagato un po' le conseguenze. Però dicevo è qualcosa che parte, ahimè, da prima, che ormai ha una storia. Ne aggiungo un'altra. Pochi giorni fa, all'inizio di dicembre, grazie al gruppo della sinistra al Parlamento europeo, The Left, è stato pubblicato il Black Book of Pushbacks 2022. Si tratta di 4 volumi. Sottolineo 4 volumi, 3.000 pagine, in cui vengono documentate 25.000 casi di violazioni ai diritti umani. Se vi leggo l'elenco dei paesi che sono menzionati, sono 15 paesi: Austria, Italia, Grecia, Slovenia, Croazia, Polonia, Ungheria, Romania, Serbia, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Kosovo, Bulgaria, Macedonia del Nord e Albania. Cioè abbiamo un pezzo d'Europa su cui non abbiamo dei forse, dei probabilmente, ma abbiamo delle storie con uomini, donne e bambini anche, con nomi e cognomi.
Questa cosa la trovo, le dimensioni anche del fenomeno, questo sì, rendono, a me le comparazioni storiche non sono mai piaciute molto, lo dico con franchezza, e a volte utilizzare il termine lager per me diventa, provo un po' di imbarazzo, però quando hai di fronte un numero di questo tipo e il livello delle violazioni è, direi, aberrante, è poca cosa. Beh, uno i conti con col presente ce li deve fare. Parlare di periodo buio per le persone che non devono avere diritti è semplicemente parlare di realtà. Dopodiché che questo si estenda, diventi una sorta di banco di prova, di cartina di tornasole per dire funziona col dissenso, con la paura, l'insicurezza, l'ansia, io non parlo, non ho mai creduto al razzismo etico popolare, però una sorta di sdoganamento popolare che c'è stato verso delle forme di razzismo, purtroppo ci devo credere, pensando non soltanto all'Italia ma anche ad altri paesi. Beh, il salto in avanti diventa, così come ti sdogano il fatto che venga pestato tranquillamente o fermata una persona soltanto perché ha il colore della pelle diversa dalla mia, perché sull'autobus si chiede il biglietto soltanto a chi ha tratti somatici diversi dai miei, arrivo poi a considerare normale, e sta già avvenendo, il fatto che delle forme di controllo maggiore da parte delle forze di polizia avvenga verso chi dimostra di essere povero, di consumare poco, di aver poco a che fare con gli standard di vita che deve rappresentare un paese, quindi i vestiti laceri o condizioni di fragilità, di vulnerabilità, invece di essere questione sociale, diventano problema di ordine pubblico da affidare, e giustamente diceva Fabrizio, al Ministero degli Interni, anzi, su cui costruire in maniera ancora più forte degli elementi di criminalizzazione profonda, della serie devo misurare la mia distanza da chi vive in quelle condizioni, non accettandolo in nessun tipo di spazio. Faccio un altro esempio banale, i DASPO, i micro DASPO. Noi a Roma abbiamo avuto un record, ricordo un'associazione che si chiama Mamma Roma, un cittadino credo del Bangladesh, peraltro regolarmente presente, che però non aveva una dimora in cui vivere, quindi andava a dormire nelle stazioni, andava a dormire dove gli capitava, ha ricevuto qualcosa come 256 DASPO, una norma che si attua per gli eventi sportivi, e dovrebbe dare al Comune di Roma qualcosa come, mi pare, 5.000 o 25.000 euro, perché ha osato dormire in luoghi che il Comune di Roma, città in cui vivo, reputa inadeguati perché creano, fanno perdere decoro al luogo in cui stanno. Quindi non mi preoccupo di garantire che la persona in questione possa vivere in condizioni migliori, mi preoccupo del fatto che la sua presenza, il suo essere vivente, arrechi danni. E questo potrà valere soprattutto se emergeranno, cosa che mi auguro, forme di conflittualità sociale che magari poco avranno a che fare con l'immigrazione, ma su cui si utilizzerà la stessa chiave di lettura. E non è casuale che, la chiudo su questo, se ci fate caso, noi purtroppo abbiamo spesso la memoria troppo, troppo breve, mentre i testi unici sull'immigrazione come la 40 e il 286, mentre gli stessi emendamenti prodotti con la Bossi-Fini nel 2001 avevano una categoria ben precisa e limitata da colpire, ed erano leggi sul mercato del lavoro, anche lì, erano leggi per controllare meglio il mercato del lavoro e per sfruttare meglio il mercato del lavoro. Dopo c'è una torsione ancora più pesante, più problematica, attraverso i decreti legge, quelli che poi diventano legge, firmati da governi di centrodestra e da governi di centrosinistra, in cui gli elementi repressivi non è che si alternano, ma si assommano, come se si fosse costruita una grande piramide,
penso ai decreti Prodi del 2007, Prodi amato, penso ai decreti del 2009, al pacchetto sicurezza del 2009 di Maroni, penso a quello che è avvenuto nel 2011 con l'emergenza nordafrica, penso al proprio una sorta di in cui le cose dichiarate, fatte proprie da Salvini, ma in realtà concordate con l'attuale ministro dell'interno Piantedosi, e le stesse norme apparentemente, solo apparentemente riduttive, introdotte con le riforme Lamorgese, non sono qualcosa che riporta una normalità, ma che mantiene in una condizione di emergenzialità sempre più ampi settori considerati non compatibili col vivere comune. Ecco, io presterei molta attenzione a questo, perché soprattutto in una fase in cui la crisi comincerà a farsi sentire, togliere il reddito di cittadinanza a buona parte del sottoproletariato, non soltanto meridionale, produrrà delle lacerazioni, inutile che ci prendiamo in giro, e tante altre vessazioni come quelle contenute nella manovra inevitabilmente porteranno dei contraccolpi nella vita quotidiana delle persone. Beh, ci sono già gli strumenti nella sommatoria, nella piramide dei decreti sicurezza, non ho saltato volutamente, cioè i decreti Minniti Orlando che separavano immigrazione e sicurezza ne fanno parte in maniera ancora più raffinata da questo punto di vista. Beh, porteranno a mio avviso a doverci rapportare alle istituzioni sapendo di avere ancora più problemi e dovendo trovare delle soluzioni però politiche, perché, e su questo mi permetto di chiuderla, noi come mondo solidale, come mondo delle sinistre, plurale, spesso non rappresentato tra l'altro né in Parlamento né nelle istituzioni, anche per nostra manifesta incapacità, beh, dovremmo diventare capaci di fare a quelli che oggi considerano giusto attuare certi provvedimenti repressivi, proporre qualcosa di realmente radicalmente alternativo, far diventare le questioni della povertà questioni sociali e non di ordine pubblico, far diventare la redistribuzione delle risorse questione che riguarda tutti, che riguarda anche chi ha un salario medio come quello del sottoscritto e che in qualche maniera tocca e potrebbe migliorare anche le condizioni di vita di chi appunto ha un salario normale, che potrebbe migliorare la vita nelle città, banalmente, attraverso il fatto che i soldi, invece di essere investiti in repressione, ripeto, parliamo di miliardi e miliardi di euro, vengano investiti in città più a misura d'uomo e di donna e di bambino o di persona disabile, che vengano garantiti i posti quando ci sono le emergenze freddo, cioè immaginare però qualcosa di più complessivo, per cui chi ci guarda non ci vede soltanto quelli che stanno dalla parte dei più sfigati, ma di chi propone qualcosa che porti a modificare radicalmente il modello di società che c'è adesso. Se non facciamo questo, giocheremo sempre tentando di ridurre il danno, e chi ha provato a ridurre il danno, soprattutto nel centrosinistra, ha provocato soltanto la crescita dei danni. Si preferisce l'originale alla fotocopia. Grazie. Ecco, mi associo, condivido quanto ha detto Stefano. In conclusione, sentirei Fabrizio ancora sui CPR, quali ha lavorato più volte. Prego, Fabrizio. Certo. Allora, i CPR rappresentano in Italia la forma più, qualcuno l'ha definita feroce, della repressione all'immigrazione. È una forza politica di sinistra e autenticamente antifascista non può che chiederne la chiusura per tutta una serie di motivi che non abbiamo squadernato, ma che riguardano il fatto che la detenzione amministrativa, cioè il detenere delle persone
semplicemente per ciò che sono e non per ciò che hanno commesso. Cioè, persone prive di un permesso di soggiorno, è come se un italiano andasse in carcere perché ha messo la macchina in seconda fila. Cioè, sono entrambe violazioni amministrative, ecco, per usare un'iperbole. Non possiamo però nasconderci, e non dobbiamo nasconderci, che in realtà questa creazione di illegalità o di zona grigia nei confronti dell'immigrazione, e io faccio fatica a pensare che non ci sia un disegno su questo, creano sostanzialmente una posizione di disagio proprio nelle classi più vulnerabili o nelle classi lavoratrici. Perché? Perché ad esempio questa situazione crea dumping salariale, oppure crea oggettivi problemi di convivenza in periferie urbane o suburbane sempre più ghettizzate. Quindi una forza politica alternativa di sinistra e, ripeto, autenticamente antifascista, che decida di intervenire sulle politiche di immigrazione, lo farà, dovrà farlo, intervenendo sul diritto al salario, sul salario minimo, sul diritto all'abitare, quindi sull'edilizia popolare, su tutta una serie di aspetti che in realtà vanno a beneficio di tutti noi. Quindi egoisticamente delle politiche che vadano in direzione opposta alla repressione dell'immigrazione, operate in modo complessivo, egoisticamente andranno a vantaggio di tutti noi. E rilacciandomi a quello che diceva Stefano, che parlava di conflitto sociale, di pace sociale, è evidente che nel momento in cui io creo povertà e vado a reprimerla, e dovrò sempre più reprimerla, perché ci sarà sempre più conflitto sociale, no? Quindi sostanzialmente è davvero importante che ci sia la possibilità, dare la possibilità a una forza politica alternativa di sinistra di curare questi problemi, perché in realtà questi problemi investono tutti noi. Ecco, io avrei concluso. Va bene, siamo in chiusura, non so se Stefano volevi aggiungere qualcosa oppure ci fermiamo qui. Solo una cosa al volo che riguarda sì, i CPR, ma non solo i CPR. Il governo che taglia, continua a tagliare, regala 42 milioni di euro ai nuovi centri di detenzione. 42 milioni di euro significa l'apertura di nuovi centri. Ecco, di fronte a una cosa di questo tipo, come dobbiamo, ha ragione Fabrizio parlando di sinistra, come dobbiamo reagire? A mio avviso con due strumenti. Il primo, totalmente d'accordo, i centri non sono riformabili, vanno semplicemente chiusi, ma proprio devono diventare monumento alla vergogna di questo paese. Il 28 novembre ricorre l'anniversario del rogo del Serreno colpito a Trapani, 6 morti, arsi vivi grazie alla volontà di non liberare, di non aprire le celle dopo che era scoppiato un incendio. E da una parte quindi questo, la non riformabilità dei centri, dall'altra, ma perché non spiattelliamo l'idea, proprio squadernandola e quindi andando all'offensiva, che la regolarizzazione permanente degli uomini e delle donne che sono nel paese è una chiave che garantisce maggior sicurezza, minor dumping sociale, perché le persone legalmente presenti possono far rivalere i propri diritti anche come contratti di lavoro, possono in qualche maniera esigere di veder rispettate le proprie aspettative.
E da ultimo, c'è una cosa ultramoderata, e mi vergogno di dire cose così moderate, però capita anche questo di dover dire nella vita. Il 18 dicembre del 1990 venne approvata alle Nazioni Unite la Convenzione ONU per i diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie. Una cosa molto tiepida. L'Italia, come tanti paesi di immigrazione, è uno dei paesi che si è rifiutato di ratificarla. Beh, ratificare quella convenzione che semplicemente garantisce quel minimo in più di sopravvivenza e paradossalmente favorisce appunto anche i lavoratori e le lavoratrici italiani. Ma perché non tornare a pretenderla in maniera sacrosanta dicendo noi non siamo soltanto quelli che dicono i no o che solidarizzano quando un fratello come Mimmo Lugano si ritrova a rischiare 10 anni e mezzo di galera, ma siamo anche quelli che sanno dire come potremmo trovare delle soluzioni per migliorare la vita nel paese per tutti e per tutte. Fare una cosa di questo tipo significherebbe essere non soltanto una forza politica realmente di sinistra e antifascista, ma essere utili, avere senso. Io sono convinto che se sei utile e hai senso, prima o poi ricostruisci anche quella cosa di cui parlavo all'inizio che si chiama consenso. Grazie a tutte e a tutti per lo spazio concesso e vi auguro di iniziare un anno migliore di quello che è terminato. Allora, con questa speranza, anche con questi auguri, intanto io ringrazio Stefano e Fabrizio e anche gli ascoltatori. Abbiamo avuto dei problemi appunto tecnici di audio, ma potrete poi riascoltare la registrazione, quella in genere è buona e quindi la rilanceremo, va bene? Grazie a tutti e buona serata. Benissimo, grazie a voi e buona serata. Ciao. Ne approfitto anch'io per salutare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. E grazie Stefano e grazie Alessandra. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao.